Amici di Telemolise, benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi siamo a Campobasso all'Istituto Biotecnologico, un istituto che ha due indirizzi, quello ambientale e quello sanitario. Per sapere tutti i dettagli relativi a questa scuola, restate con noi. Carlos Evangelista, docente di chimica, oggi Open Day al Biotecnologico. Presentiamo la scuola e gli indirizzi di studio. Allora, la scuola presenta al triennio due indirizzi di studio che sono uno il biotecnologico ambientale e poi il biotecnologico sanitario. Per quanto riguarda il biotecnologico ambientale, diciamo che si occupa soprattutto sulla matrice inquinamento. Le matrici nello specifico sono aria, acqua e suolo e il suo sbocco, diciamo, professionale a seguito di tutto ciò, diciamo che è quello scientifico. Per quanto riguarda gli studi universitari, ingegneria, chimica, farmacia, insomma tutti questi, ma nonostante anche altri indirizzi a 360 gradi, ma anche il settore sanitario, che è più specifico verso la parte salute, per cui sulla parte medicina, infermieristica, tutti e due gli indirizzi comunque hanno una ricaduta a 360 gradi, per cui su qualsiasi percorso universitario a seguire, insomma. Selene Barba, responsabile dell'orientamento, Open Day al Pertini, ma il significato di un Open Day? L'Open Day è una delle diverse modalità che hanno gli studenti che provengono dalle scuole medie di conoscere la scuola, conoscerla in vario modo, nel senso che intanto si rendono conto di quello che è la struttura, il clima scolastico, oltre che poi conoscere i percorsi specifici dell'istituto tecnico biotecnologico. È un modo per confrontarsi con altri studenti che già frequentano la nostra scuola, per soddisfare delle curiosità che possono avere con i docenti di discipline sia umanistiche che scientifiche, di chiedere spiegazioni più approfondite anche su magari delle parole chiave che sono nelle nostre diversi modi di comunicare. Possono essere una brochure, può essere insomma una presentazione presso la loro scuola, eccetera. Gli studenti, i futuri studenti che vengono all'Open Day al Biotecnologico sono tutti ragazzi interessati sicuramente all'ambiente o all'indirizzo salute, perché sono i due indirizzi che il Biotecnologico propone. Sì, certo. A volte sono ragazzi ben decisi sulla scelta della scuola superiore. Altre volte, appunto, sono un po' disorientati o hanno interessi diversificati, e il passaggio a scuola, presso la nostra scuola, presso il nostro istituto, può aiutarli a chiarirsi le idee. Dopo i 5 anni, ossia con la maturità, cosa uno studente consegue? Allora, uno studente consegue un diploma di tecnico di laboratorio e quindi potrebbe già inserirsi nel mondo del lavoro. Oppure, come molti in questi ultimi anni stanno facendo, iscriversi ad una facoltà universitaria. Le facoltà universitarie più vicine ai nostri indirizzi di studio sono delle facoltà scientifiche. Da biologia, medicina, tutto l'ambito sanitario, ma ciò non toglie, sono state anche scelte fatte dai nostri ex studenti, spostarsi su altre facoltà, da giurisprudenza, economia, lingue e così via.
Amici di Telemolise, il nostro viaggio all'Istituto Biotecnologico di Campobasso termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Vi ricordiamo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.